Allora, questa è una serata speciale. Chi si trova qui per caso? Buonasera, signorine. Diciamo che voi siete tra quelle persone fortunate. Vi trovate qui e spegni il cellulare, ragazza. Facciamo una cosa, ci tagli, così ci vedi in diretta. Questa sera noi festeggiamo i 10 anni di attività. Voi ci vedete vestiti così, diciamo, veramente. E che attività? Sono 10 anni che va girando così, ebbene sì. Diciamo che sono cresciuto con Tex Willer, vedendo i film di John Wayne e di John Holmes. E poi all'improvviso, all'età di 18 anni, fidanzato con una ragazza che io conosce bene, quel tipo mi conosce da quando avevo 14 anni. Ero fidanzato con una ragazza che si chiama Laura Baccari. Questa ragazza, a un certo punto, improvvisamente, il primo anno di università, avevo 19 anni, mi molla. Contemporaneamente. Come una scorreggia. Come mi molla. Molla sta loffa. E all'improvviso, cosa spiegabilmente succede? Proprio inspiegabilmente, conobbi il blues. Mi trovavo in un negozio, all'epoca suonavo le tastiere, facevo quei pezzi tipo che sarà. Aspetta, adesso vi svelo lui chi è. La verità è che lui sa chi hanno ucciso l'uomo ragno. Max Pezzali. mio cugino. È lui. Ebbene, signori, andai a acquistare del materiale elettrico e avevo necessitato di 10 euro o 10.000 lire all'epoca, pensate quanti anni fa. Praticamente mi dovevano dare 10.000 lire di resto. Vidi una armonica Arrow, dissi: ma che è sta roba? E la piglia te stiamo a pari. Da quel momento in poi non si è capito più niente. Avete presente quando lanciate una pallina in discesa e non la fermate più? Ebbene, quella pallina è diventata sta palla. Signore e signori, Juke Boys Blues. Yes, from 14 I was wringing my hand and crying. Yes, from 14 I was wringing my hand and crying. I believe to my soul that you know this. Yes, romance to love, it's very 6 hour to ride. And then it's like a prison, and it's never good. That is better.
questa sera, oltre a me, Michele del Preacher Citro, alliteranno la serata al basso. Un grande applauso, l'unica e sola, Daniela Shadowrider, Levantina, Gagne! All for you tonight, Sandro, Dipai, Esposito! Ladies and gentlemen, on the guitar, Andrew Brocassi, fight! Yeah, full of till we bring my hand and cry. Yeah, full of till we I will bring my hand and cry. I believe that I'm so dead to them. Go forever, that's why. Oh, when I live this time, I'm gonna be you, far, far away here. Sera from Fortaleza, un grandissimo Mr. Robert Johnson. Pensate che sto poverillo ha fatto un'unica registrazione, una session, ed è diventato immortale. Quando si dice che la cultura non paga, ebbene, signore e signori, ora ci spostiamo in un'altra zona degli Stati Uniti. Risaliamo, un viaggio che ho fatto però a scendere. Poi invece saliamo dalla Louisiana, andiamo nel Tennessee. Nel Tennessee nasce un'erba che probabilmente si può anche fumare, non lo so. È un'erba che le pecore, le mucche mangiano. E nasce un formaggio di colore blu, the blue cheese. Questa erba è la blue grass. È vero, Cesare? Cioè, sai, the blue grass. Una cosa più puzzolente del formaggio più puzzolente che voi avete mai visto. Il gorgonzola al confronto non è niente.